Grazie Alberto per lo stimolante contributo e per questa proposta che mi sembra molto molto interessante da ragionarci seriamente e questo credo che sia proprio il momento. Credo che appunto debba essere, diciamo, uno dei temi al centro del dibattito perché credo che sia, personalmente la ritengo una strada per quanto consapevolmente complessa, incerta, come giustamente hai detto anche tu, però da espletare, probabilmente. E quindi grazie ancora. Io ovviamente vi invito a rimanere collegati, almeno in quest'ultima parte, magari ci allungheremo e ci prenderemo qualche tempo in più. E attendo quindi le richieste di intervento da chi è presente, così da avviare il dibattito sulla discussione, anche e soprattutto a partire dai contributi che ci hanno portato sia Alessandra Galgostino che Alberto Lucarelli. Io volevo ringraziare moltissimo la professoressa Agostino, il professor Lucarelli, e la professoressa Agostino, secondo me, ha dato un grandissimo spunto al quale dovremmo veramente riflettere, perché finora la gestione partecipativa è stata come dire, un po' nei nostri cuori, ma dovendo giocare spesso in difesa, non abbiamo mai sviluppato perfettamente questo argomento. E quindi grazie per questo spunto. E io volevo poi fare una domanda al professor Lucarelli, perché mi chiedevo se i ricorsi che noi abbiamo fatto in passato, sia a livello nazionale, subito dopo il referendum contro il nuovo metodo tariffario, e quelli che sono stati portati avanti dai vari comitati locali. Io sono del comitato Acqua Pubblica Torino, abbiamo attaccato il conguaglio tariffario che era stato inserito nelle bollette dal nostro gestore. Mi chiedevo solo se questi non possono essere considerati quei tentativi di ricorso ai vari livelli giuridici nazionali, e che quindi su questo aspetto noi abbiamo ampiamente dato, perché tra tribunali civili, Consiglio di Stato e TAR le abbiamo provate veramente tutte, secondo me. E quindi pensavo, mi chiedevo se anche il comitato, cioè le iniziative dei comitati locali, poi possono contribuire a dimostrare che noi abbiamo tentato tutti i livelli di giudizio. Grazie. Rispondo? Prego, prego, Alberto. Ma tutti i livelli di giustizia no, perché noi adesso rispetto alla legge, in particolare quello che citava anche Alessandra prima, l'ultimo statuto, no? Quello del giuridico sui servizi pubblici locali, quindi il decreto delegato, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Cioè, quello che si può fare, che è stato fatto dai comitati, sono stati fatti ricorsi avverso atti amministrativi, ma è un'altra storia. Il tema centrale riguarda la questione di aggredire la fonte di rango primario, quella che determina l'indirizzo politico di un paese, sulla base del quale poi ovviamente a cascata sono adottati una serie di provvedimenti regionali, locali. Quindi il problema è questo, cioè quale strumento di difesa effettivo si ha nei confronti di comportamenti illeciti che trovano la propria fonte in una norma di rango primario, una legge, un decreto delegato, un decreto legge, ma anche in regolamenti governativi, ecco, dove praticamente non c'è la possibilità di un accesso alla giustizia amministrativa, dove l'accesso alla Corte è un accesso che non è riconosciuto quale strumento di difesa effettivo dalla stessa CEDU per la sua complessità procedurale, per cui i cittadini si ritrovano sprovvisti di uno strumento di difesa. Questo consentirebbe la possibilità, secondo me, di accedere direttamente alla Corte. La Corte CEDU, l'accesso alla Corte CEDU è ovviamente un processo, un giudizio, si deve fare, poi si deve dimostrare non semplicemente l'illiceità del comportamento, perché questo può rientrare in una discrezionalità del potere, dell'indirizzo politico dello Stato, ma si deve dimostrare il nesso di casualità, cioè il fatto che
non aver fatto una legge che abbia accolto le istanze del referendum o aver fatto delle leggi che siano andate in senso opposto abbia determinato questo un aumento sostanziale delle tariffe, cosa che bisognerà concretamente dimostrare, proprio portare le bollette e dimostrare che c'è stato un aumento delle tariffe. Io ho portato alcuni dati velocemente, ma è chiaro che qua in fase processuale bisognerà portare elementi probatori e dimostrare il nesso di casualità, cioè che l'aumento delle tariffe incide sul diritto all'acqua che trova sostanzialmente tutela nella Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e che questo, diciamo, è riconducibile all'articolo 8, cioè che ha determinato un peggioramento della vita privata e familiare anche in termini di dignità della persona. Quindi quello che è stato fatto limitatamente ad atti che trovano il proprio fondamento in un livello superiore, che è un livello che è espressione di illegalità contro il quale non è stato possibile, diciamo, difenderci. Grazie Alberto. Sì, c'era la professoressa Agostino che voleva anche dire una cosa, aveva chiesto. Prego, Alessandra. Sì, d'accordo, no, trovo molto interessante la proposta che faceva Alberto di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Allora, io non ho esperienza diretta in questo campo, però mi sentivo di provare forse aggiungere, no, cioè di insistere forse sull'aspetto che Alberto metteva in luce, che secondo me potrebbe essere interessante per un ricorso alla Corte, cioè sul diritto alla vita. Tu prima ne parlavi dell'articolo 2 della CEDU in particolar modo, perché partirei forse dall'affermazione, riprendendo anche la risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, che l'acqua è un diritto umano fondamentale, diritto umano fondamentale in quanto legato per l'appunto alla vita, fondamentale per la vita, per una vita che sia degna, quindi collegato alla dignità umana. In questo può rientrare un concetto ampio di diritto alla vita. Partendo da quello, si può arrivare a sostenere che deve essere garantito come diritto alla vita un diritto all'accesso all'acqua, perlomeno nella quantità idonea a soddisfare quelli che sono i bisogni fondamentali, che, se non sbaglio, sono stati riconosciuti in 50 o 100 litri, voi questo lo sapete meglio di me. E questo potrebbe essere, diciamo, lo spunto per chiedere che perlomeno, per quanto l'acqua appunto è necessaria a garantire il diritto alla vita, ad un'esistenza dignitosa, sia garantito senza, diciamo, tariffa, cioè su basi universalistiche, appunto come diritto umano fondamentale. Quindi forse in questo senso il discorso intorno all'articolo 2 si può forse articolare proprio partendo dall'idea del diritto all'acqua come diritto umano fondamentale. Ancora, forse il fatto che non sia stato, diciamo, rispettato l'esito del voto referendario, io adesso dovrei rileggermi la Convenzione EDU e soprattutto la giurisprudenza, che non, in questo momento ovviamente non ho sotto mano e non ricordo. Però forse basandosi sul diritto al voto, si può, diciamo, anche qui articolare, perché diritto al voto, per essere reso effettivo, visto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, un elemento costante della sua giurisprudenza è che i diritti devono essere pratici ed effettivi e non teorici ed illusori, forse allora si può insistere su questo elemento per dire che appunto l'esito del voto referendario deve essere rispettato secondo appunto principi di effettività e di concretezza, per cui non è stato Allora, rispettato. Niente, solo questo mi sentivo di. questo è importante, no? Volevo un attimo replicare. Allora, è importante questa integrazione di Alessandra. Allora, l'articolo 2 va sicuramente citato, ma in via subordinata, perché leggendo appunto attentamente la giurisprudenza della CEDU è difficilissimo determinare il vincolo di casualità tra l'aumento dei costi delle bollette e la violazione dell'articolo 2, mentre è più facile attraverso l'esame della giurisprudenza creare il nesso di casualità rispetto ad un peggioramento, dimostrare che addirittura possa determinare, come dire, un danno proprio alla vita e quindi
parliamo a questo punto di condizioni che possono condurre addirittura alla morte, al decesso, diventa molto molto più complesso. Questo va sicuramente inserito, ma in una forma subordinata. Noi da un punto di vista procedurale dobbiamo dimostrare il nesso di casualità. Quindi questo è più difficile quindi rispetto all'articolo 2, tant'è che il diritto all'acqua è stato interpretato dalla giurisprudenza in relazione all'articolo 8 e non all'articolo 2. Però l'articolo 2 sicuramente in via subordinata va messo. Mentre invece purtroppo è da escludere l'altra suggestione, ancorché diciamo molto interessante, perché la giurisprudenza della CEDU esclude la possibilità di poter incidere sul non rispetto ci sono state già dei giudizi portati dinanzi alla CEDU rispetto alla non attuazione dell'esito referendario e sono stati dichiarati inammissibili perché si entra questo nella discrezionalità dell'indirizzo politico e questo anche quello di non voler rispettare. Queste sono scelte che la CEDU lascia al singolo Stato. Purtroppo Immagine di apprezzamento, immagino. questo. Ok, no, grazie. No, grazie Ovviamente non a avevo sotto mano la giurisprudenza, e quindi insomma, queste erano proprio suggestioni te. Sì. pensando Ma io alla. infatti ero partito a cui pensavo, ma poi purtroppo questo non è possibile. Cioè, bisogna proprio costruirlo intorno all'articolo 8, ma sicuramente come dici tu, l'articolo 2 va citato in via subordinata, diciamo. Grazie Alberto per i chiarimenti, grazie anche Alessandra per gli ultimi ulteriori contributi. Erika Rodari, devi venire qua, se no loro non sentono. Una domanda e poi c'era Corrado. Beh, innanzitutto ringrazio anch'io sia Alberto che Alessandra perché tutti i contributi che hanno portato sono assolutamente importanti e ci richiamano un po' tutta la nostra sfera di lavoro e di impegno rispetto al diritto all'acqua. Io volevo solo fare una domanda, probabilmente molto ingenua, magari totalmente scentrata, però mi volevo chiarire una cosa. Siccome appunto non è possibile impugnare il fatto in sé che il referendum non sia stato rispettato, come ha ricordato adesso Alberto, però dobbiamo ovviamente usare tutte le armi possibili, sono più che d'accordo con questo tentativo di ricorrere alla Corte dei diritti umani per in qualche modo arginare questa deriva, no? Però mi pare di aver capito che l'impostazione è: siccome con il non rispetto del referendum siamo andati a processi galoppanti di privatizzazione, questo ha comportato un aumento, c'è stato diciamo, un nesso meccanico con un aumento esponenziale delle tariffe e questo ha leso i principi dell'articolo 8, eccetera, eccetera. Adesso quello che io mi chiedo, cioè come idea mi sembrerebbe anche buona, però mi chiedo questo, come si fa a dimostrare che se l'acqua fosse rimasta pubblica, comunque le tariffe non sarebbero state aumentate. Questo è il problema. Perché il primo ricorso che è stato fatto nel 2012, no? Il profitto deve essere fuori dalla tariffa. Ha avuto un esito che è venuto incontro alle nostre richieste, sebbene solo in parte, però che poi comunque è stato aggirato, però comunque almeno quello è stato chiarito che il profitto doveva essere in qualche modo al di fuori, non poteva essere considerato nella tariffa. Ma al di là di questo, agganciarsi al problema dell'aumento della tariffa non riesco a capire come si faccia a fondare, perché anche se l'acqua fosse rimasta pubblica, per tutta una serie di motivazioni, che ne so, l'aumento del costo dell'energia, l'aumento di questo, poteva incorrere comunque in un aumento. Ecco, questa è la domanda che vorrei mi fosse chiarita, no? Mi rendo conto che la domanda è ingenua, però è importante perché poi se andiamo su questa strada e questa cosa andrà spiegata in tutti i territori, eccetera, è bene avere fino in fondo le idee chiare sul meccanismo. Grazie. Rispondo? Prego, prego. Sì, no, grazie per la domanda, perché tutte le domande ovviamente contribuiscono a meglio chiarire la mia relazione, che chiaramente probabilmente non è stata chiara, poi il tempo è ridotto. Però provo a chiarire. Allora, noi non ci dobbiamo complicare la vita, nel senso, noi dobbiamo
andare in corte, portare dei dati oggettivi, senza fare una prova diabolica e dire se non ci fosse, se, ma chi ci dice che se fosse stata continuata in mano pubblica non sarebbe aumentata la tariffa. Noi dobbiamo semplicemente, con dei dati oggettivi, portare le bollette, portare gli indici di aumento e dimostrare dinanzi alla Corte che c'è stato un aumento dettato dal fatto che i privati ovviamente devono fare margini di profitto, remunerazione del capitale investito, che peraltro è uno degli oggetti dei quesiti referendari, e che quindi noi ci dobbiamo, tra virgolette, limitare a questo. Però dobbiamo farlo e questo dobbiamo farlo bene, cioè dobbiamo dimostrare che su tutti i territori o sulla maggior parte, diciamo, dei territori ci sia stato un aumento delle tariffe, e l'aumento delle tariffe noi argomentiamo che è stato determinato dal fatto che i privati, per loro natura, stando all'interno delle logiche del profitto, essendo delle società, anche quelle a capitale interamente pubblico, sono legate alle logiche del profitto del mercato, e quindi c'è stato un aumento ingiustificato, ingiustificato delle bollette, dettato dalle privatizzazioni. Cioè, Corrado Felicetta e padre Alex. No, del... Sì. Ah, non so, se sono domande o interventi, per capirci. Domande. Allora facciamo, andiamo avanti a domande. Però se dovete venire qua. No, perché sennò non sentono. Brevissimo, cioè io penso che per ottenere questo è molto semplice, basterebbe prendere le bollette di Napoli, ABC, e le bollette dei paesi vesuviani, dove l'acqua è stata, come si chiama, privatizzata in mano alla GORI, in mano privata. È incredibile la diversità, quindi l'abbiamo già in casa questo e potremmo benissimo farlo da qui, questa dimostrazione. Grazie. No, però non sentono niente. Ottimo, ottimo, Alex. Padre Alex mi ha già anticipato e grazie ai due professori, ma soprattutto Alberto che mi ha aperto il cuore oggi. Grazie Alberto, perché la frustrazione è di meno, c'è qualcosa da fare. Allora, a parte quello che noi abbiamo questo splendido esempio, il modello dell'ABC, che effettivamente è l'unica che ha risposto a due quesiti referendari e dove la tariffa è bassissima. Alberto, cioè, i napoletani lo sanno. E quindi, come diceva padre Alex, basta comparare. Io ti volevo chiedere però, dal punto di vista della fattibilità, io già penso al dopo, che si può, cioè come si fa? Perché tu parlavi di associazioni, di singole, anche come si fa? Si fa un fatto corale, si mette insieme, cioè, e si procede poi con la Corte Europea. Ecco, volevo sapere la fattibilità. E un grazie alla professoressa anche Alessandra Agostino, che e proprio la ringraziamo per il contributo. Grazie, grazie Alberto, grazie. Mi hai tirato su di nuovo. Proprio una piccola cosa che cioè, ad Alberto, no? Cioè, continuando il discorso che aveva fatto Erika e anche padre Alex, si potrebbero anche vedere quanti profitti sono stati dati ai privati e quanto questo avrebbe diminuito la bolletta degli utenti, no? Quindi c'è cioè, una prova, cioè, nel senso dobbiamo anche giocare un po' di anticipo se vogliamo, no? Quindi, cioè, basta vedere tutti i profitti che hanno dato e i non investimenti che hanno fatto. Cioè, questo secondo me è fondamentale. Sì, no, insomma, quello che diceva padre Alex, Felicetta, che saluto, e anche Nicola adesso, è chiaro che dobbiamo cercare di trovare quanto più possibile materiale, e credo che non sarà difficile, tale da dimostrare che le privatizzazioni hanno di fatto determinato un aumento delle bollette. Abbiamo in casa, lo diceva padre Alex, abbiamo in casa il modello ABC, basta compararlo col vicino di casa, con la Gori, e il gioco è fatto, insomma, quindi questo mi sembra un suggerimento
eccellente, anche l'ultimo intervento di Nicola, mi sembra importante evidenziare in sede processuale i margini di profitto che hanno avuto i privati, magari anche evidenziando che questi profitti poi non sono ricaduti in investimenti di medio o lungo periodo. Ma Felicetta in più poneva anche una questione di carattere processuale. Io mi sentirei di dire che il soggetto che debba costituirsi e fare ricorso debba essere il forum dei movimenti per l'acqua, punto. Non ne vedo altri, questo è. Poi, se si aggiungeranno eventualmente anche con delle amicus curiae, per esempio, con degli interventi delle parti ad adiuvandum che possono venire da altri soggetti o da altre associazioni particolarmente rappresentative a tutela dell'ambiente, a tutela dei diritti, ben venga, ma io credo che debba necessariamente partire, e ne ha tutta la competenza e legittimazione proprio il Forum dei Movimenti per l'Acqua. Alessandra, se ho capito bene, volevi fare una domanda. Prego. Sì, volevo fare una domanda e cioè, nell'intento, no, di rendere il più possibile solido questo ricorso. Allora, e ripeto, io non sono un'esperta di ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, quindi provo a ragionare qui con voi in base alle cose che mi vengono in mente. Il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo deve essere fatto da un singolo soggetto per una lesione dei suoi diritti. Quindi, e tu però, Alberto, avrai già visto la giurisprudenza, quindi su questo saprai rispondermi. Cioè, può farlo il Forum per l'acqua? Forse è meglio e più solido trovare un singolo cittadino che fa ricorso, diciamo, ovviamente un caso di specie, lo fa a nome di tutti, con l'appoggio del Forum per l'acqua, delle altre associazioni, eccetera. Però forse non, mi chiedo se non sarebbe utile trovare appunto un caso concreto, perché forse questo rende più facilmente ammissibile il ricorso di fronte alla Corte europea. E questa è una considerazione, no? Su cui ti chiedo il tuo parere, visto che hai studiato questa questione. E poi la seconda considerazione è sugli esiti. Perché la pronuncia della Corte europea poi riconosce la violazione nel caso concreto. Secondo me dobbiamo aver chiaro che quella della Corte europea, nel caso di esito positivo, che tutti aspettiamo, è una importantissima pronuncia politica, perché è comunque un importantissimo riconoscimento giuridico, ovviamente, ma giuridico con un significato politico. Che però rischia di non avere, forse, ma anche qui lo metto con un grande punto interrogativo, delle ricadute pratiche. Non so, io penso a un caso che conosco, la sentenza IRSI nei confronti dei migranti, che ha riconosciuto un risarcimento danni ad emigranti eritrei e somali che erano stati respinti. Al di là di riconoscere quello, è stato un importantissimo atto dal punto di vista politico, perché ha condannato la politica dei respingimenti, ma non ha portato a modifiche nella stessa politica dei respingimenti. Una sentenza del 2012, cioè è evidente che questi ci sono ancora oggi. E niente, quindi non voglio essere disfattista, perché appena era stato riconosciuto che era importante vedere una via, e secondo me è importante vederla, però secondo me riflettiamo bene su questo e su quello, secondo me, a cui si mira. Insomma, che si vuole ottenere, però appunto chiedo a te su questo. Io credo che in questo momento storico, dal punto di vista politico, vedere lo Stato che viene condannato dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo con un ovviamente rimbombo internazionale, io credo che è fortissimo, cioè che è una bomba. Io credo Ok. che nessuno Stato si vuole vedere condannato su una questione del genere. E quindi l'azione politica è fortissima. Poi va giocato ovviamente sul piano delle ricadute, e questo sta molto poi a vedere anche gli scenari politici che ci sono, la nostra azione. Poi giustamente tu dici, io farei entrambi, farei sia la persona fisica, per esempio uno che sta, per ritornare all'esempio di padre Alex, uno che è servito dalla Gori e dice scusate, ma perché a 3 km siamo praticamente nella stessa area, siamo nell'area limitrofa, perché io pago 2 volte tanto? Allora,
Questo io trovo giusto, possa fare una persona fisica, ma radiovando io farei comunque, Certo. farei partecipare sin dall'inizio il forum dei movimenti per l'acqua. Io quello però che vedo invece più complesso dal punto di vista giuridico è dimostrare tecnicamente che si possano saltare i livelli di giustiziabilità interna, cioè questo è il vero nodo, secondo me, giuridico, perciò io ho detto di un progetto pilota. Perché quello non mi sentirei di appoggiarlo, perché è una strada lunga, tortuosa, ma soprattutto costosa. È una strada costosa, che noi Certo. non ci possiamo permettere di affrontarla per i tempi e soprattutto per i costi. Questa è una strada gratuita, forte dal punto di vista politico, rischiamo l'inammissibilità, ma dobbiamo ovviamente quanto più possibile costruirla in maniera solida sulla base principalmente della giurisprudenza della CEDU, dicendo che l'unica possibilità è l'accesso alla Corte, ma la Corte, come ha detto più volte, la Corte Costituzionale Italiana, come ha detto più volte, la CEDU stessa non è considerato strumento di difesa diretto, proprio perché sappiamo la complessità del ricorso stesso. Né vale la 199 del 2012, che ovviamente mi ricordo bene che mi vide anche quell'occasione protagonista, quella vicenda. Ma è una vicenda che comunque presenta l'alea, tu lo sai bene, Alessandra, del processo costituzionale. Certo. No, mi sembra interessante anche quell'elemento che citavi adesso la discriminazione, no? Perché forse un profilo potrebbe essere anche il divieto di discriminazione. E quello potrebbe essere interessante, cioè un cittadino appunto di un paese, adesso di Napoli paga una certa cifra, quella di un paese vesuviano ne paga un'altra. Quello che dicevi adesso sulla discriminazione, secondo me quello potrebbe essere un profilo anche interessante da aggiungere, diciamo, agli altri. Scusa, era solo proprio perché ragionando insieme per cercare di rendere più forte possibile. Sì. C'è un'altra domanda. Allora, intanto grazie per le informazioni. Stavo pensando se c'erano precedenti. Stavo pensando se c'erano precedenti giuridici magari che mettessero in correlazione diciamo l'impunità in qualche modo la discrezionalità di attuazione di un volere popolare magari con danni di natura psicologica. Se ci sono altri precedenti giuridici magari che mettono. Mi rendo conto che è molto difficile, è molto problematico, ma c'è la disa. Disattuazione di per sé non è impugnabile, è molto più difficile, però non so se c'è la conferenza di. Avete capito la domanda? No. Allora, se c'erano dei precedenti giuridici che fanno riferimento, diciamo, Al fatto che comunque la aspetta, gente. non devi parlare. Cioè, nel senso, la partecipazione in Italia dal punto di vista delle mobilitazioni, ma anche banalmente al voto, è molto bassa. Non so se questo si poteva mettere anche in correlazione rispetto all'immunità dei vari governi che si sono succeduti rispetto alla passione del volere popolare. Molto difficile, non so se è più comprensibile così. La domanda. Allora, questo sarebbe un caso pilota, non ci sono dei precedenti. Se ho capito bene, chiedeva se fossero dei precedenti rispetto a queste vicende. Non ci sono dei precedenti rispetto all'interpretazione dell'articolo 8 in maniera estensiva, cui si può ricondurre appunto il diritto all'acqua. Ci sono precedenti di accessibilità diretta alla Corte senza passare attraverso i passaggi interni, ma non c'è un precedente come questo, diciamo, di questo modello che si costruisce a partire dalla illegalità dello Stato rispetto al referendum, delle privatizzazioni, dell'aumento delle tariffe, tutto questo, questa costruzione è totalmente innovativa, non c'è nessun precedente. Se ho capito bene la domanda, eh? Sì, perfetto. Corrado, mi sentite? Bene. No, io benissimo questo ragionamento, lo riprenderò, che ci è stato presentato da Alberto, rispetto alla possibilità di andare appunto davanti alla Corte Europea dei diritti umani. E mi sembra un
un'opzione molto utile, però io vorrei intervenire perché ci sono detti in questa sessione che si tratta un attimo di ripensare anche dal punto di vista strategico su come rimpostiamo la nostra battaglia contro le privatizzazioni per affermare l'acqua come bene comune. Perché abbiamo bisogno di rifare un attimo il quadro di riferimento generale, di cui il ricorso alla Corte europea può essere un tassello molto importante, ma un tassello strategico. Dico questo perché a me pare evidente che col decreto delegato Draghi della fine del 2022, quello di riordino dei servizi pubblici locali, quello che in buona sostanza, per dirlo in breve, ha abolito l'azienda speciale, si è compiuto in qualche modo un salto di qualità e probabilmente nella testa del legislatore c'era il fatto di dire chiudiamo esattamente il ciclo referendario. Il referendum ha rallentato le privatizzazioni, ma non le ha certamente impedite. Dal punto di vista giuridico, quello che aveva prodotto il referendum era esattamente la riabilitazione dell'azienda speciale, che prima del referendum non era una forma possibile, e oggi, appunto, non a caso viene chiusa quella possibilità. E a questo punto noi dobbiamo ragionare sul fatto che c'è stata un'operazione che è stata quella di dire chiudiamo appunto il ciclo che i movimenti avevano aperto con la vittoria referendaria. In più, secondo me, dobbiamo ragionare, lo dico solo come titolo perché altrimenti prenderei via troppo tempo, però penso dobbiamo ragionare sul fatto, giustamente Paolo all'inizio della sua introduzione portava la riflessione sul fatto che da sempre il Movimento per l'Acqua si batte per la pace, contro le guerre, eccetera, eccetera. Io penso bisogna aggiungere sul fatto che oramai noi stiamo entrando, quando dico noi, dico l'Europa, non solo l'Italia, in un'economia di guerra. E l'economia di guerra ha delle conseguenze molto precise. L'economia di guerra significa che le risorse si mettono in certi punti e si sottraggono ad altri. Io sono rimasto molto colpito dal fatto che una delle più importanti agenzie di rating, Moody's, l'altro giorno dice l'Italia ha un debito pubblico troppo alto. Fin qua uno dice, vabbè, ce lo stanno dicendo da 20 anni. Dice, ma perché c'è un debito pubblico troppo alto? Perché la situazione è pesante per l'Italia, perché siccome nei prossimi anni dovrà arrivare a spendere almeno 2% del PIL per riuscire a stare dentro i parametri che ci dice la NATO, quella roba lì porterà all'ulteriore accrescimento del debito pubblico. Per la prima volta viene detto che appunto che il debito pubblico bisogna farlo, non come ci ha raccontato fino adesso perché eravamo sull'orlo del baratro, ma perché bisogna finanziare l'incremento delle spese militari. Oppure se uno guarda in questi giorni, sono uscite le robe che hanno detto Draghi e Letta sull'Unione Europea. La stampa al solito veramente una cosa disperante, non si dice a Draghi si candida. No, se uno va a leggere un po' di robe che hanno detto tra Draghi e Letta, hanno detto sostanzialmente che prossimamente le risorse per l'Europa vanno in difesa, energia e materie prime. Difesa, energia e materie prime, guardate, sono la triade dell'economia di guerra. Bisogna avere le materie prime perché non devi essere dipendente dagli altri, bisogna avere delle risorse energetiche, bisogna fare le spese militari. Allora, il discorso sarebbe lungo, però, e poi invece ritorno a noi, però per dire che anche qua noi dobbiamo ragionare sul fatto che nella prossima fase questo tema sarà un tema che riguarderà tutti, riguarda anche il Movimento per l'Acqua e che la lotta contro le privatizzazioni dovrà essere iscritta dentro questo orizzonte. E ovviamente dovrà essere iscritta poi con le nostre specificità, e cioè come facciamo in questo nuovo contesto perlomeno contrastare la privatizzazione, come facciamo a non rassegnarci. E allora non c'è dubbio
Da questo punto di vista, uno dei tasselli, appunto, è questo del ricorso alla CEDU. È importante quel ricorso. Ricordo che non più tardi di una settimana fa la Corte Europea dei Diritti Umani è intervenuta sul cosiddetto caso delle nonne svizzere, condannando la Svizzera al fatto che, che non ha messo in campo iniziative adeguate per quanto riguarda il contrasto al cambiamento climatico. E l'ha fatto la CEDU. Ed è come dire, un precedente importante. Penso poi anche che nel provare a contrastare le privatizzazioni, dobbiamo dirci, perché la questione CEDU significa anche provare a riabilitare l'azienda speciale e riaffermare la volontà referendaria. Nel nuovo contesto, poi noi dobbiamo anche provare a difendere e a mettere i paletti rispetto all'esperienza delle SPA a totale capitale pubblico. Io andavo in previsione, appunto, della discussione di oggi, sono andato a riprendermi un po' di dati, perché a volte anche noi ce li dimentichiamo. Perché giustamente noi diciamo che la politica e la privatizzazione le fanno le famose quattro grandi sorelle, le quattro grandi multiutility, IREN, ERA, ACEA e A2A. Però se uno va a guardare i dati, ancora oggi più del 50% della popolazione italiana è servita dal punto di vista del servizio idrico da SPA totale capitale pubblico. Ancora più del 50%. Adesso lasciamo da parte il caso di ABC Napoli, apro chiudo parentesi, che difenderemo con le unghie e con i denti fino alla fine. Non fosse altro perché è l'unico caso di azienda speciale, e non fosse altro perché, come dire, oltre a essere l'unico caso, è quello che vogliamo riaffermare. Però se andiamo a guardare invece nell'esistenza dell'SPA totale capitale pubblico, beh, non ci sono robe banali. C'è SMAT a Torino, c'è MM a Milano, c'è l'acquedotto Pugliese, c'è la Banoa in Puglia, ci sono molte SPA totale capitale pubblico in Veneto. Cioè siamo a più del 50% della popolazione servita all'SPA totale capitale pubblico. Poi sono anch'io, non ricordiamocelo, che l'SPA totale capitale pubblica non è la forma da noi privilegiata. Non a caso abbiamo sempre fatto la battaglia per la formazione di un ente di diritto pubblico. Però noi dovremmo anche qua batterci perché appunto l'SPA totale capitale pubblico in ogni caso diventa un punto di tenuta fondamentale. E oltre che come punto di tenuta, io penso noi dovremmo metterci il fatto di provare non solo a, tra virgolette, difenderle, ma anche a provare ad avere una qualche logica che, così, metta dei paletti rispetto alla situazione dell'SPA totale capitale. In qualche modo nella nostra discussione sono già venuto e lo riprendo. Per esempio, modifiche negli statuti dell'SPA totale capitale pubblico in cui si dica che non si possono distribuire gli utili ai soci e che anzi gli utili devono essere reinvestiti completamente nel servizio. Fatto che secondo me sarebbe decisamente significativo. Noi poniamo una questione che non solo che le SPA totale capitale pubblico non possono essere privatizzate, ma che negli statuti si dica esplicitamente che appunto tutti gli utili vanno reinvestiti nel servizio e non vanno distribuiti ai soci. Come ancora, dovremmo porre la questione, lo accennava Simona, appunto di un'estensione dei livelli di partecipazione, di democrazia partecipativa. Nell'SPA totale capitale pubblico è difficile, per come sono costruite, però ad esempio, perché non chiedere che ci sono dei meccanismi per cui abbiamo diritto come associazioni a stare, intervenire, a discutere in tutte le riunioni degli ambiti territoriali. Oggi gli ATO fanno le riunioni, le fanno i sindaci, molte volte a porte chiuse, molte volte non si capisce neanche cosa discutono. È solo un esempio, ma per dire che dovremmo porre anche una questione di estensione della possibilità della partecipazione
appunto nelle sedi dove si discute appunto le scelte relative al servizio. Ecco, io, come dire, provo a indicare, ho provato a indicare questi ragionamenti perché a me pare che appunto dentro l'idea che non ci rassegniamo abbiamo, secondo me, la possibilità sul serio appunto di riprendere il nostro lavoro, le nostre iniziative. E, ultima cosa che dico, lo dobbiamo fare, oltre che nel ragionare rispetto a come contrastiamo le crisi di guerra, lo dobbiamo fare avendo in mente che il tema della privatizzazione è intimamente legato al tema della preservazione della risorsa, del contrasto al cambiamento climatico, ma lo vedremo già nella prima sessione del pomeriggio, e che questo tema appunto della lotta alla privatizzazione, che è anche lotta contro le disuguaglianze, è anche legato alla lotta contro l'autonomia differenziata e il premierato forte. Come diceva giustamente l'Alessandra Agostino, appunto, e non a caso si lega anche all'economia di guerra, siamo in presenza di una tendenza al liberismo, al neoliberismo autoritario, che acuisce le disuguaglianze sociali e territoriali ed evoca la figura del capo. Questo significa l'autonomia differenziata al premierato. E per cui anche qua noi ci siamo. E visto che siamo a Napoli, lo voglio dire, appunto, la via maestra, che come sapete, di cui fa parte anche il Forum dei Movimenti per l'Acqua, composta da CGIL e centinaia di associazioni, ha già deciso una grande manifestazione nazionale a Napoli il 25 maggio contro l'autonomia differenziata. E bisognerà vedere anche se passa la legge e quali strumenti mettiamo in campo, di carattere generale, per contrastare quella deriva. Ecco, io penso che questo faccia parte anche del lavoro che dobbiamo fare e anche della nostra idea di rilancio della nostra iniziativa, con la nostra specificità, sapendo che ci sono nessi con le battaglie anche di carattere generale. Renato Di Nicola. Il passaggio della guerra mi sembra fondamentale, però volevo anche sottolineare una cosa, che una delle lotte che possiamo fare contro le guerre è quello dell'aumento delle lotte sociali. La guerra è la distruzione di qualsiasi possibilità di lotta e di governo pubblico di qualsiasi cosa. Quindi, nel mentre manifestiamo contro la guerra, dovremmo aumentare la nostra capacità di incidenza del sociale. Perché è questo che è l'antidoto più importante rispetto alla lotta alla guerra, per quello che penso io. Una cosa che si deve fare, oltre a quello che ha detto Corrado, è quello di riprendere un'attività che è quella che abbiamo costruito negli anni prima del referendum. Per poter incidere nella realtà dobbiamo cambiare i rapporti di forza. Per cambiare i rapporti di forza dobbiamo, cioè, diciamo così, aggregare, lavorare di più con la cittadinanza, perché soprattutto in questo momento che è molto difficile, perché è un momento veramente molto difficile per questo tipo di lavoro, ma è fondamentale perché noi siamo la punta di qualche cosa, ma se questo qualcosa non si muove, noi non siamo niente, ricordiamoci, attenzione. E quindi secondo me noi dobbiamo, cioè per fare tutto quello che abbiamo detto, dobbiamo riniziare un lavoro nei territori molto più profondo, cioè è molto più legato alle lotte popolari. Da questo punto di vista, secondo me, una cosa fondamentale da fare è quello di trovare anche la possibilità di far muovere le SPA in house. Cioè, nel senso che, cioè, noi dobbiamo, come foro e come realtà cittadine, dobbiamo avere la capacità di essere interlocutori sia delle istituzioni sia delle società che esistono, perché altrimenti di per sé le società non si muovono, eh? Cioè, non è che si muovano le società e non è che i comuni per forza si muovano cioè, per mettere, per esempio, come hanno discusso anche nell'assemblea del nord-ovest. I compagni di Torino, di tutto il resto, ma dobbiamo essere noi che lo portiamo avanti, altrimenti i sindaci non si muovono. Quindi
Quindi, cioè, secondo me va fatto un lavoro di pressione rispetto a queste società pubbliche, di proprietà pubblica, ma di diritto commerciale, per creare delle alleanze, perché veramente stiamo in mezzo, diciamo, veramente in mezzo a una situazione terribile. E da questo punto di vista, cioè, non possiamo lasciare a loro l'iniziativa in merito a queste tematiche. Parlo a ragion veduta perché, per esempio, l'acquedotto pugliese sta facendo molte di quelle cose, no, che teoricamente facevamo prima noi, no? Cioè quello di lavorare con i propri cittadini. No? Questo va detto. Magari lo farà perché deve difendere cioè, il proprio potere, diciamo così, no? La propria cosa, eccetera. Però è anche vero che, cioè, tutte quante le inchieste, no? Cioè, la popolazione è contenta di quello che c'è, perché c'è un rapporto con la popolazione. L'acquedotto pugliese, per esempio, si è iscritto all'associazione dei gestori pubblici dell'acqua a livello europeo, no? Cioè, comincia a muoversi comunque, indipendentemente da noi, se noi non facciamo la nostra lotta, no? Cioè, che è quella di organizzazione sociale e allo stesso tempo di pressione sulle società di cui parlava Corrado, cioè non per fare delle alleanze degli inciuci, ok? Perché noi siamo chiaramente per una linea che è quella da BC bla 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 bla, ma quella per spingerli, ma per spingerli dobbiamo agire e per agire dobbiamo agire con la nostra popolazione, non abbiamo, cioè, o con i comuni. Quindi cioè, dobbiamo, secondo me, ritornare a fare un lavoro di formica. No? Cioè, i formichina che lavorano nel territorio, altrimenti non si muovono, cioè non fanno niente. Anche perché, guardate, dico solo un caso. Cioè, noi abbiamo in Abruzzo, no? Cioè, a Sulmona si sta per costruire una centrale del gas, okay? Totalmente illegale. Cioè, stanno operando sul territorio senza nessuna autorizzazione. Abbiamo fatto dei ricorsi, ci hanno chiamato i procuratori dicendo avete ragione, però non c'è nessuna forza pubblica di nessun tipo che vada lì e gli dice tu non puoi operare, non puoi farlo. Cioè, quindi noi abbiamo un livello di potere che è molto strapotere, no? Quindi dobbiamo effettivamente risollevare un'attività sociale. Altrimenti i rapporti di forza non li cambiamo, non c'è niente da fare, no? Perché fanno quello che vogliono, ormai hanno in mano, no, non è un complottismo, è una cosa concreta. Cioè, lì ci sono dei cittadini che sono andati, appunto, cioè, è una cosa illegale, se apri una finestra ti fanno una multa, cioè la multinazionale può fare quello che vuole sul territorio e nessuno gli dice niente, no? E quindi dobbiamo continuare a utilizzare gli strumenti giuridici, gli strumenti, cioè, ma questi strumenti diventano potere, no? Se sono pieni di mobilitazione popolare. Io penso che questa è la cosa, cioè, fondamentale da mettere insieme alle proposte che si fanno, no? Perché senza questa cosa, potremmo fare un discorso giusto, ma che nessuno sente, no? E che cioè, trova poca adesione alla cosa. Ripeto, per essere chiaro, con la questione delle spa pubbliche non dobbiamo fare nessun tipo di inciucio, assolutamente. Okay. Ma dobbiamo, se è vero che dobbiamo rapportarci a questo 50% per combattere anche il 50% che è completamente giocato in borsa o altre cose di questo genere, no? Cioè, una relazione dobbiamo costruirla. Così come dobbiamo costruire una relazione, cioè, con le nostre realtà istituzionali a livello regionale e nazionale. Cioè, in Italia praticamente ci sono solo tre regioni che hanno approvato i piani di tutela di salvaguardia dell'acqua per consumo umano. Okay? Cioè, in un momento di altissima siccità che abbiamo in generale, no? Non c'è uno strumento di difesa dell'acqua per consumo umano, delle fonti proprio. Okay? Non c'è. Eppure dal 2006 c'è scritto che dovrebbero farlo, non lo stanno facendo, non c'è un piano di salvaguardia. Addirittura in Abruzzo l'hanno fatto, mezzo milione di euro hanno speso, 17 anni e non l'approvano, cioè hanno una nuova politica, acquisisco, no? Così dice, io l'ho acquisito, ma non lo approvano e quindi non diventa operativa, no? Cioè, è una follia. Allora, ecco, da questo punto di vista noi dobbiamo
pretendere dalle nostre regioni, no, che per esempio facciano questo, no? E pretendere anche dalle società spa, eccetera, che siano con noi in questa battaglia, no? Perché teoricamente dovrebbero avere, no, l'interesse che ci sia un'acqua decente da poter gestire, ma se l'acqua decente per gestire non ce l'hai, quindi no, ecco, da questo punto di vista non dobbiamo, ripeto, non si fanno inciuci, ma si fanno rapporti sociali che ci aiutano ad andare a ampliare la nostra base. Gabriella. Ciao a tutti e a tutti, sono Gabriella del Comitato Acqua Pubblicaria Nord di Napoli. Volevo giusto fornire un altro elemento a quanto hanno detto gli interventi prima di noi e prima del mio. In effetti, noi abbiamo provato sui nostri territori a essere partecipi della vita del distretto e abbiamo trovato anche corrispondenza perché noi abbiamo partecipato ai vari incontri. E c'era la possibilità, la proposta di molti sindaci di poter realizzare una SPA totalmente pubblica. Ma nei fatti, questo è proprio recentissimo, non è stato possibile realizzarlo perché alla fine quello che determina la volontà politica di questi sindaci, se vogliamo, quando c'è, è inevitabilmente l'aspetto economico. Perché adesso si farà una società mista perché i comuni, che sono la maggior parte del nostro distretto in dissesto, non hanno i soldi per poter investire nella società pubblica. Quindi anche questo è un elemento che volevo dare come arricchimento perché sostenendo, insomma, approvando ancora di più quanto detto prima Paolo in apertura, collegando tutte le lotte che sono in atto, perché con l'autonomia differenziata sarà sempre più difficile per i territori avere proprio i soldi per poterle fare le cose, pur volendo assecondare, rispettare e rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini e delle cittadine. Quindi è importantissimo continuare a stare su più livelli, non so come, perché è difficilissimo, perché pure riuscire a coinvolgere i cittadini e le cittadine non è semplice, perché sono vessati da più lati. Quindi molto spesso si preferisce blistarsi e non rispondere a quello che sono le necessità concrete. Volevo solo arricchire il dibattito con questo elemento, perché a noi ci è stato risposto, noi lo vorremmo fare, ma non ci abbiamo i soldi. Quindi anche cercare di formulare una risposta alternativa quando ci rispondono in questo modo. Grazie. Noi ci abbiamo anche provato, però è inutile. Grazie Gabriella. Simona Bombieri. Scusami. Io volevo solo dire che siccome la legge sulla concorrenza ci ha tolto la possibilità di ricorrere alle aziende speciali per la gestione dei servizi a rete, adesso non abbiamo più uno strumento di gestione che non preveda, di fare utili. E penso che dovremmo cominciare a pensare a soluzioni di medio termine rispetto a questo problema, in attesa che magari il ricorso ci aiuti, no, nel cambiare un po' la situazione, però dovremmo pensare a che cosa fare adesso per cominciare a dire che la gestione dell'acqua nei nostri territori non deve essere a scopo di lucro. Noi, come Comitato di Torino, alcuni anni fa avevamo presentato una delibera di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione della SMAT, che non ci è stata concessa, ma come contentino avevano scritto, insomma, tra i patti della società, che l'80% degli utili devono rimanere in azienda e non essere distribuiti ai soci. Certo, non era il nostro obiettivo, però cominciare anche a pensare a raccolte firme per delibere che chiedano proprio. No, non vanno distribuiti gli utili ai soci, devono rimanere in azienda perché ne abbiamo bisogno per fare gli interventi che servono sul territorio. Seconda cosa, dovremmo veramente cominciare a fare una mappatura dei territori per individuare quelle gestioni che sono in scadenza.
che le concessioni per il servizio idrico in scadenza, perché da noi, per esempio, in Piemonte, IREN sta facendo veramente una campagna spietata di water grabbing. A Vercelli è scaduta la concessione a dicembre del 2023 e il sindaco di Vercelli è stato un po' il capofila della privatizzazione, per cui l'Ato 2 è stato messo in scacco, nel senso che non ha deciso a chi affidare il servizio, e non è stato identificato un gestore unico pubblico perché non c'è stata la volontà di farlo, e quindi adesso, essendo scaduti i termini, è subentrato il commissario, e quindi l'Ato è stato commissariato, ci sarà una gara e mi sembra di essere facile profeta se dico che IREN parteciperà, si prenderà l'acqua di Vercelli. Allora, per evitare che questo diventi il modo di fare, secondo me dovremmo veramente fare una mappatura di queste situazioni per provare ad intervenire, poi per come si riesce a fare. Siccome ce lo siamo detti varie volte in riunione, volevo cogliere questa occasione per sollecitare i vari comitati e magari, non so, magari fare un piccolo gruppo di lavoro che provi a fare questa mappatura. E terza cosa, poi chiudo, come campagna nazionale, forse, cioè, suggerisco che forse dovremmo pensare anche alla questione dello spreco idrico. Noi, a Torino abbiamo una delibera di iniziativa popolare, che abbiamo presentato al Consiglio Comunale perché il nostro gestore, la SMAT, ha uno spreco idrico, del 35% su tutta l'area metropolitana. Un gestore che è considerato un modello, ma ultimamente ci sembra più un modello nel fare bilanci in attivo rispetto appunto ad occuparsi di far funzionare come si deve i nostri acquedotti, che non perdano così tanta acqua. E questa delibera chiede di dare priorità agli investimenti per la ristrutturazione della rete. Mi chiedevo se questo, ovviamente con le dovute calato ognuno nei propri territori, se non può essere anche uno strumento che diventa poi una campagna nazionale, quella di pretendere di avere degli acquedotti che funzionino, perché non ci possiamo più permettere uno spreco del 35%. E legato anche poi alla questione dell'ARERA, che va veramente contrastata perché una disgrazia non solo per quanto riguarda la tariffa, ma anche appunto per quello che riguarda gli obiettivi che vengono dati ai gestori. Alla SMAT vengono dati degli obiettivi di miglioramento rispetto allo spreco idrico, ma così laschi che abbiamo calcolato che per rientrare nella classe A, cioè quella che per ARERA è la classificazione degli acquedotti che sprecano meno acqua e quindi che arriva dal 15 al 25%, ci metterà 22 anni. Perché questi sono gli obiettivi che gli dà ARERA di risanamento, di investimenti per risanamento al chilometro, eccetera. 22 anni per scendere di 10 punti percentuale nello spreco idrico. Cioè, con una situazione climatica come questa, con la siccità che abbiamo avuto 2 anni fa, insomma, è proprio qualcosa che non ci si può permettere. E quindi mettere anche di nuovo un focus forte sull'ARERA e sui danni che sta facendo con la sua politica, che è totalmente a favore dei gestori. E quindi, insomma, penso che calando su ogni territorio un testo di una delibera che dica ai cittadini: questo è lo spreco idrico, ma non è che debba essere così per forza, perché si può fare meglio, e bisogna però che, come dire, l'obiettivo del profitto venga in qualche modo limitato con questo tipo di strumenti, visto che al momento non abbiamo più la possibilità di ricorrere come Napoli all'azienda speciale. Grazie. Grazie Simona, passo la parola a Carlo, capo.
Approfitto che c'è ancora Lucarelli, perché penso che ci siamo concentrati molto rispetto alla 142 relativamente alla questione che è stata abolita le aziende speciali. Però ci sono altri due aspetti molto delicati. Il primo è la questione delle nuove concessioni, nel caso in cui sono gestioni in-house. Le nuove concessioni dureranno soltanto 5 anni. Quindi questa è una cosa da tenere bene in considerazione, perché è capitato il caso del Casertano. Nel Casertano è stata creata una SPA totalmente pubblica, con la concessione che ha avuto è di 5 anni, poiché, torniamo all'altro aspetto di Napoli Nord, la questione economica. Che cosa hanno fatto? La società ha chiesto di poter avere una proroga, perché i 5 anni non gli permetteva in nessuna banca di avere fondi per poter, impostare il ciclo produttivo. E quindi aveva bisogno necessariamente di avere una proroga rispetto ai 5 anni. E invece è intervenuta, l'ANAC dicendo che no, non è possibile. Questa cosa qua è che loro praticamente, quindi è la questione dei 5 anni, quindi tutte le nuove concessioni potranno avere un obiettivo quando sono società in-house di 5 anni. Questo lo leggevo anche in una relazione che ieri hai messo, che era di Lucarelli proprio, rispetto a questa questione dei 5 anni, anche lui lo poneva molto e quindi probabilmente ritengo che vada fatta una riflessione. Sotto questo aspetto qua. E mi fermo per il momento evidenziando quest'altro aspetto che probabilmente perché poi invece per quanto riguarda un'altra serie di problematiche relativamente in particolare immagino al sud Italia cioè quella di una di visitazione complessiva di tutti i sistemi della grande distribuzione dell'acqua. Conosco la realtà del sud per averla seguita con più attenzione. Non so nelle altre parti d'Italia come si sta comportando rispetto a questa problematica, però ritengo che sia veramente molto delicato immaginare che ci si possa andare a creare società o un rapporto societario strategico, probabilmente una specie di consorzio tra AQP e Acea, che veramente è una cosa che fa capire che ci stanno dei movimenti molto difficili in Italia sulla questione futura della gestione dell'acqua. È vero che c'è ancora un 50% di cittadini italiani che vengono serviti da SPA, però probabilmente i giochi che stanno in cantiere con queste sì, c'è un altro aspetto oltretutto che se tu vuoi una società in-house, cioè al 100% pubblica, devi dimostrare il contrario, cioè devi, una volta cioè che tu praticamente ledi il diritto alla concorrenza, è il terzo aspetto che comprendeva la 142. Quindi praticamente ci troviamo in una fase in cui probabilmente verrà messo in gioco il 50% dei cittadini italiani che vengono ancora serviti da SPA. Poi ci torneremo domani, che avremo un approfondimento, probabilmente un dibattito più articolato per capire anche come ci dobbiamo attrezzare a muovere. E ringrazio ancora il professor Lucarelli che ci ha invece invitato una strada, perché è una delle strade perché giustamente dobbiamo intraprendere per difenderci dalle privatizzazioni. Grazie. Grazie Carlo. Allora, Giuseppe, poi abbiamo raccolto un paio di domande e contributi dalla web. Grazie a tutte e tutti. Io voglio ringraziare la relatrice e il relatore perché, come veniva detto, diciamo, ci hanno dato un pochino di speranza, un minimo di ottimismo. Io continuo in ogni occasione a citare lo straccio che si è fatto del referendum e della Costituzione, ma pare che
sia un tema che non interessi veramente a nessuno, è marginale, come se si sia preso come un atto, diciamo, su cui ormai c'è poco da fare, un dato di fatto. Io vengo dalla provincia di Roma, sono membro di un ex comitato per l'acqua pubblica, che però si sta risvegliando. Questa è la notizia positiva. Quattro gatti, anzi forse cinque, sei, però comunque. Perché dico questo? Perché stiamo cercando di rimettere insieme i cocci di quello che era un vecchio comitato, ma con nuove adesioni, perché nel Lazio stiamo cercando di affrontare questo tema che è terribile, ritornando alla legge 5. Non voglio entrare nel dettaglio, nel merito, però una critica, una domanda che spesso viene fatta è: ma essendo il contesto legislativo nazionale quello che è, come potete pensare di tornare alla gestione pubblica dell'acqua utilizzando la legge 5? La risposta è appunto difensiva, ma abbastanza semplice, perché sostituendo agli ATO gli ABI si azzera, si rimette in discussione tutto. E si ridefiniscono i termini diciamo, del contratto di convenzione, la convenzione di cooperazione, il contratto che lega il gestore con chi fornisce, diciamo, commissione il servizio. E che è già un punto di partenza importante, sul quale già appunto ci stiamo riaggregando. Sì, scusate. La legge 5 è una legge regionale nata su iniziativa del Forum, era una legge di iniziativa popolare che la giunta di allora Zingaretti fu costretta a fare proprio per evitare il referendum, di fatto. Legge che prevedeva appunto che si ispirava all'esito referendario, che ha superato anche un contenzioso col governo, perché alla fine, diciamo, è diventata di fatto una legge che è accettata da tutti, che però per essere applicata necessitava di una sorta di decreti attuativi, quindi bisognava appunto individuare, sostituire ai vecchi ATO quelli che sono stati definiti ambiti di bacino idrografico costituiti sulla base dell'assetto idrogeologico e non sui confini, diciamo, amministrativi. E però l'idea era quella di individuarne il numero adeguato, cioè maggiore degli attuali 5, per evitare per rompere appunto il potere monopolistico di tipo privatistico di Acea. Questo era un pochino anche tant'è vero che i comitati, il forum ne propose con uno studio scientificamente correttissimo 19 a posto dei 5, cioè, arrivando anche a riduzioni, diciamo 10 o 8 se non ricordo male. Adesso non voglio fare la storia, ma comunque il dato di fatto è che questa legge è stata di fatto boicottata in maniera assoluta ed è rimasta lì. È una legge che non viene applicata appunto perché gli ambiti di bacino idrografico non sono stati fatti né è stato applicato i consigli, diciamo, i necessari diciamo, strumenti, diciamo, di gestione. Noi pensiamo che questo invece possa essere un modo per rompere il dominio monopolistico di Acea, che si esercita non soltanto sull'acqua, ma l'Acea è una multi-utility di fatto. Gestisce anche l'inceneritore di San Vittore e si è proposta per realizzare un nuovo mega inceneritore per Roma. Cito, io mi sto maledettamente seguendo questo tema, ma lo cito velocissimamente soltanto per dire quanto è vero che siamo in un regime liberistico assolutamente autoritario. Cos'è successo a Roma? È successo che ci sarà il giubileo. Sono stati dati poteri commissariali al sindaco, all'interno dei quali è stato inserito anche il potere di rivedere il piano di gestione dei rifiuti, fregandosene altamente del piano regionale recentemente approvato. La faccio brevissima, e quindi è stato deciso, senza ascoltare i sindaci dell'area metropolitana per un anno e mezzo, senza ascoltare i comitati in nessuna maniera, è stato deciso di, diciamo, di proseguire. Cito questo per dire che cosa? Che rispetto a questo autoritarismo, diciamo, insopportabile, la sollevazione, che ancora non è sollevazione, ma comunque, diciamo, la protesta popolare sta crescendo. C'erano dei comitati che, diciamo, abbastanza sparsi, ma anche spesso
troppo spesso accade, in conflitto fra di loro, e diciamo, si sono coordinati, stanno facendo una eccellente azione, si stanno raccogliendo firme, eccetera, eccetera. Quindi, e la cosa importante, qui volevo arrivare, è che si sta cercando di mettere insieme, penso che anche prima veniva citato, le varie lotte. Cioè, ci sono una serie di criticità a Roma e nel Lazio. Ad esempio, con gli stessi poteri commissariali si vuole realizzare un megaporto a Fiumicino, che è fuori, diciamo, di ogni logica. Quindi l'idea è quella di mettere insieme, sta crescendo diciamo, una forza di aggregazione per mettere insieme appunto le varie criticità, il problema dell'acqua, il problema del porto di Fiumicino, inceneritore, eccetera. Quindi io penso che l'iniziativa che è stata proposta di indicare un metodo, la proposta di Lucarelli, possa aiutare ancora di più per far crescere la motivazione a, diciamo, a darsi da fare. Ultimissima considerazione sulla SPA completamente pubblica. Io ho fortissimi dubbi, perché se anche nascesse un'SPA pubblica, automaticamente diventerebbe dopo poco tempo privata. Questo è un dato, solo che è un dato storico, ma la logica è proprio quella. È stato anche detto prima, non si fanno l'SPA, diciamo, totalmente pubbliche, non ci sono i soldi. Tant'è vero che le infrastrutture pubbliche si realizzano con il metodo del project financing, che è tutto dire. Quindi io ragionerei molto bene, sarei molto attento appunto sul puntare all'SPA totalmente pubblica. Grazie. Grazie Giuseppe. Allora, un paio di questioni che abbiamo raccolto, soprattutto come commenti su Facebook, per chi segue da casa o insomma a distanza. Uno domanda quali strumenti possono essere, se ci sono, di contrasto al processo di privatizzazione delle acque del Sud. E poi rispetto alla proposta, diciamo, fatta da Alberto Lucarelli sul ricorso alla CEDU, se possa essere utile una strada che prevede più ricorsi contemporanei in modo da rendere più efficace il percorso, l'esito. Facciamo questo. Non so se sia Alessandra che Alberto hanno considerazioni o riflessioni rispetto a queste ultime due Alessandra, vuoi cose? dire qualcosa prima? Non so. Non so, no, mi sembra che sì, può essere utile proporre, diciamo, più ricorsi anche contemporaneamente, forse perché questo potrebbe senza dubbio rafforzare, cioè i ricorsi costruiti in maniera magari uguale, diciamo, ma proposti da cittadini diversi e tutte con la partecipazione ovviamente del forum. Questo mi pare che possa essere una via su cui si può senza dubbio riflettere. Magari potrebbe anche essere più coinvolgente se provengono oltretutto da territori diversi e restituiscono un po' il segno che la questione è una questione di livello nazionale, appunto, per non riprodurre logiche d'autonomia differenziata, no? Sì, no, anch'io credo questo. Anch'io credo, come diceva Alessandra, è importante. Ovviamente un ricorso coerente, lo stesso ricorso presentato magari nelle isole, nei maggiori, mezzogiorno, centro, nord-est, nord-ovest, quindi per evidenziare che in tutte le aree del paese c'è questo nesso di causalità tra privatizzazione e aumento delle bollette. E poi probabilmente saranno riunificati. Questo sotto l'egida, diciamo, del Foro dei Movimenti per l'Acqua, che pure si dovrebbe costituire, e poi probabilmente saranno unificati, diciamo, in sede CEDU. Ma è importante far vedere che questa causalità, questo nesso di causalità che c'è tra privatizzazione e aumento delle bollette è diffuso in tutto il territorio nazionale. Poi non so, per quanto riguarda fronteggiare la privatizzazione nel sud, e qua c'è il problema, è stato ben evidenziato nei vari interventi, c'è il problema è che c'è questo decreto delegato, che è il nuovo statuto dei servizi pubblici locali, che io l'ho scritto in un articolo che è stato messo a disposizione del forum, mi pare che è pubblicato 48 ore fa, due giorni fa, è uscito 3 giorni fa, quindi subito dopo è stato pubblicato.
trasmesso nel forum, e niente, questo è il nuovo statuto, per cui detta delle norme stringenti, esclude praticamente la possibilità di affidamenti ad aziende speciali, limita moltissimo il ricorso a SPA capitale interamente pubblico, disattende completamente o in parte quanto diceva, e perciò secondo me è incostituzionale questo decreto delegato rispetto alla legge delega. Quindi niente, abbiamo questo problema. A maggior ragione c'è bisogno di difenderci in una sede dove è possibile aggredire l'azione discrezionale della potestà legislativa e regolamentare, perché altrimenti bisogna impugnare volta per volta dei singoli atti, ma questi atti trovano il proprio fondamento giuridico nella legge, che quindi sono formalmente legittimi, ancorché sono assolutamente illeciti, perché ci trova fondamento in un atto che è un atto che noi proveremo a dimostrare. E anzi, alla CEDU, è un atto, quello del decreto delegato, che disattende il referendum del 2011, quindi è un atto illegale. Però il problema è che a cascata questi atti poi successivi, regionali o locali, trovano fondamento giuridico su questo nuovo statuto, che noi sosterremo che è uno statuto illegale. Se posso aggiungere solo una cosa, a me sembra importante partire dai territori per recepire, no? Anche le indicazioni che venivano sollevate prima, cioè perché al di là appunto delle azioni giudiziarie sono importantissime, ma devono essere, diciamo, la punta, per così dire, con cui si va a cercare di rompere determinate norme, ma questa punta deve essere portata avanti da quello che il Movimento dell'Acqua aveva saputo costruire, cioè un vastissimo movimento popolare. Le condizioni sono diverse, non sarà come prima, però cercare di ripartire dai territori vuol dire anche cercare di ricostruire un minimo forse di mobilitazione, di appoggio, eccetera, perché senza quella, diciamo, anche eventuali vittorie giudiziarie poi non riuscirebbero, diciamo, ad ottenere ovviamente esito. Per cui questo penso che sia importante condurre una battaglia radicata che abbia sempre un radicamento nei territori e sia anche, diciamo, di tipo culturale, cioè miri a tenere insieme tutti gli aspetti e quindi legare le privatizzazioni a quello che sta succedendo, lo diceva prima il padre Corrado, cioè il clima di guerra, ma nello stesso tempo anche il premierato, l'autonomia differenziata, eccetera, come ho cercato di ricostruire un po' nel quadro introduttivo, cioè quello che è da combattere proprio anche una certa visione del mondo, no? Di cui sono emblematiche le privatizzazioni, quindi l'importanza di tenere insieme questo discorso, secondo me veniva rilevato sempre prima in un intervento, non ricordo di chi, tenere insieme anche il discorso della giustizia climatica e del legame con i movimenti per l'ambiente, perché forse questo potrebbe consentire anche, mi permetto di dire, anche se non sono interna al movimento dell'acqua, ma forse una. Non dico rivitalizzazione, ma mettere all'interno del movimento anche delle forze, diciamo, nuove, o comunque creare delle convergenze fondamentali con quelle che sono i movimenti come Fridays, Extinction, Ultima Generazione, che sono in questo momento molto vivi. Infatti, no, Alessandro, questa, se posso, questa deve essere principalmente una battaglia di democrazia. Poi all'interno di questa battaglia forte di democrazia, che deve smascherare l'illegalità dello Stato, perché l'illegalità dello Stato in questi ultimi anni è sempre più diffusa, non è che solamente rispetto a queste vicende, ma pensiamo a tanti altri diritti politici, diritti sociali, diritti civili. Quindi quello che noi riuscimmo a fare nel 2010-2011 sull'onda lunga poi della legge iniziativa popolare era proprio creare un clima forte di partecipazione politico-culturale, ma tutto ciò però ha bisogno di essere poi declinato e trovare uno strumento che sia uno strumento operativo, perché ovviamente i cittadini poi che partecipano hanno anche bisogno di capire ma tutto cosa è finalizzato. E quindi noi riuscimmo all'epoca, attraverso i quesiti referendari, di portare avanti un progetto culturale, che era un progetto legato alla privatizzazione dei beni pubblici, alla teoria dei beni comuni, a declinarla sul piano effettivo, che significava difendere diritti, sostanzialmente diritti fondamentali, diritti sociali, che erano direttamente riconducibili alla fruibilità di questi beni appartenenza collettiva. Quindi è chiaro che
Questo può essere semplicemente quell'azione processuale, uno strumento attraverso, uno strumento attraverso il quale provare a costruire un consenso quanto più possibile partecipato che deve partire dai territori. Perciò io sono favorevole ad azioni, a più azioni, ovviamente coordinate e che abbiano alla base lo stesso tipo di ricorso, ma diffuse su tutto il territorio nazionale. Insomma, uno strumento che possa ridare anche entusiasmo, ecco, al movimento. Sì, grazie, grazie mille. Io avverto solo che siamo già in estremo ritardo. Oltre mezz'ora, fra mezz'ora dovremmo essere di nuovo qua. È evidente che non faremo in tempo ad essere. Quindi invito a chi vuole intervenire proprio a flash. Allora, prima di tutto grazie davvero ad Alessandro e ad Alberto per il loro contributo e la richiesta che continuino a seguirci. Secondo, guardate che praticamente oggi tutta la lotta sull'ambiente va in tribunale. È l'unica maniera per ottenere qualcosa oggi. I governi è finita. E la via della legge, secondo me, è una delle intuizioni grosse. Terzo, e ho finito, Alberto. Ti faccio una domanda. È possibile in quello che faremo, portando questo caso al Tribunale, dei diritti umani, includere anche una cosa che io trovo incredibile, che l'azienda speciale è praticata in tutta Europa, nell'Unione Europea, ma è proibita in Africa. In Può Italia, essere questo? Come? in Italia, In Italia, scusa. vero che siamo sempre qui. Sì, scusa. E quindi è possibile pensare a includere questo problema? Perché davvero, se in tutti i paesi della UE questo avviene ed è ancora lecito, ma non in Italia, non è questa anche una violazione del diritto, europeo? Grazie. Alex, ovviamente il ricorso deve evidenziare quegli aspetti che ho provato a sottolineare, ma sicuramente anche alla luce del tuo incidente, noi possiamo nel ricorso evidenziare come dove c'è un soggetto di diritto pubblico che è l'unico che è stato attuativo dell'esito referendario. I costi, le bollette sono contenuti e che quindi dimostra che il quesito referendario e che soprattutto l'attuazione di quel quesito referendario abbia raggiunto il suo obiettivo, cioè quello di creare una struttura che non sia orientata al profitto e che non stia quindi nelle logiche del profitto e del mercato, ma che sia nelle logiche della gestione di un bene comune, un bene appartenenza collettiva, estraneo a queste logiche. Quindi è chiaro, un ricorso si può fare collegandolo a quanto tu dicevi nel primo intervento, cioè nell'evidenziare le differenze tra la gestione, tra i costi di determinata soggettività di diritto pubblico e i costi invece che provengono dove, che sono poi a pochi chilometri, nel caso di specie, esempio Gori ABC, provengono da soggetti che gestiscono in maniera privatistica. Quindi sicuramente si può inserire tra le motivazioni. Onofrio, proprio un flash, vi prego, perché sennò non finiamo più. Io credo che ci dobbiamo preoccuparci. La tendenza di molti, soprattutto anche a Meridione, a organizzare i servizi sotto forma di ordini. E sappiamo benissimo che nel Meridione c'è di come ragioni in questo senso. C'è il controllo analogo, già in Campania già sarebbe scomparso. Cioè è stata data in mano a una società privata, una società che è un SPA, cioè che sulle energie, che è la società capolista, ma non l'energia, con l'autonomia differenziata, già con i comuni, che molti comuni, tutto sarebbe, che oggi molto personale è andato diciamo in pensione, non si assume, significa praticamente che
in effetti società con il controllo di come si chiama, in mano alle società direttamente alle società, cioè non abbiamo nessuna garanzia. L'altro problema qui quando noi dobbiamo fare un poco per recuperare anche la partecipazione, un'analisi di quelli che sono i contratti di Fiume, no? Noi gli amici del lato 3, io raccomandai tempo fa di fare una battaglia perché costituirono i contratti di Fiume dell'Agro Nocerino, cioè della Cavaioc e dell'altro fiume, senza prevedere la partecipazione democratica dei comitati. E di questo dire, questo non lo so che cosa hanno fatto. Però se mi sono fregato. Il fatto che sia importante perché attraverso quella partecipazione crea anche rapporto con gli altri comitati sulla gestione del territorio, sulla storia, su tante di quelle questioni. E invece noi abbiamo trascurato un po' dappertutto, abbiamo delle nostre difficoltà, però diamo poca importanza, ma quelli sono strumenti. Noi dobbiamo fare anche una riflessione seria sugli strumenti di democrazia partecipativa, altrimenti non ne usciamo, diciamo che sarà. Allora, se dove ci sono contratti di fiume, vediamo come funziona, come si possono recuperare certi rapporti e cercare di andare avanti, perché sono strumenti importanti, noi dobbiamo un po' partire da queste cose qua, altrimenti parliamo a chiacchiere, però sui territori non riusciamo a fare un cavolo. Questo è. Grazie Onofrio. Allora, io proprio ringrazio ancora di nuovo sia Alberto Lucarelli che Alessandra Agostino anche per aver tirato per le lunghe. Ci scusiamo ancora per i disagi e i problemi tecnici che abbiamo avuto all'inizio. Per fortuna siamo riusciti a risolverli e immagino che comunque ovviamente la discussione, l'interlocuzione e il confronto anche con voi continuerà nelle prossime settimane. E soprattutto se vogliamo approntare appunto un percorso e delle iniziative concrete come quelle che sono state discusse. Grazie ancora. Noi ci rivediamo qui a questo punto. Io direi Arrivederci, buon intorno lavoro, alle 3, grazie. invece Ciao. che alle 2:30. Quindi, anche per chi ci segue da casa, lo dico. Ecco, posticipiamo di circa mezz'ora, l'appuntamento. Grazie ancora.